Continuano ad aumentare i passeggeri sui voli per Milano e Torino da Foggia, ma manca l'operativo invernale, a richiamare l'attenzione il presidente di Mondo Gino Lisa. Richiesto lo stato di calamità per le violente grandinate che hanno colpito i campi a Lecce e Foggia tra maggio e giugno. 84 gli eventi estremi che si sono abbattuti sulla Puglia, ad affermarlo e Coldiretti. Un vero successo per podisti di Capitanata, la sesta edizione della Corsa dei Santi di Deliceto. Circa 250 atleti tra professionisti e amatori hanno percorso oltre 11 chilometri. Calcio, il Foggia debutta in campionato, stasera alle 20.45 sfida al Trapani allo Zaccheria ed è subito un esame probante per i rossoneri di Brambilla. Ben ritrovati, torniamo alla nostra informazione. In apertura, come avete appreso dai titoli, parliamo subito dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia, che ha fatto registrare numeri elevati sul transito dei passeggeri durante i mesi estivi, ma manca l'operatività per i mesi invernali. Ad affermarlo è l'associazione Mondo Gino Lisa, che chiede di aprire anche alla possibilità di prenotazioni da ottobre in poi. Francesca Valentino, sentiamo. Continua a far registrare sold out i voli dall'aeroporto Gino Lisa di Foggia, sempre più pieni gli aerei che volano per Linate, ma ancora manca l'operativo invernale. A richiamare l'attenzione sulla situazione dello scalo foggiano è sempre l'associazione Mondo Gino Lisa, che evidenzia come i numeri sorridano all'aeroporto di Capitanata, ma che però mancano ancora delle risposte. Non c'è ormai giorno in cui un volo non è pieno, dicono da Mondo Gino Lisa. 305 passeggeri a bordo del volo per Linate dei giorni scorsi, i ragazzi del circolo schermistico Dauno e poi i calciatori dell'Audace Cerignola, non solo i voli per Milano ma anche quelli per Torino hanno fatto registrare tutto esaurito. Ed intanto anche oggi la situazione è simile, con il volo Foggia-Bergamo completamente full. Si attende però ancora la pubblicazione dell'operativo invernale, dicono da Mondo Gino Lisa. Un peccato per perdere questo trend. I passeggeri del Gino Lisa stanno dando dimostrazione di fiducia verso lo scalo foggiano, riempiendo gli aerei, ed è importante, dice Sergio Venturino, il presidente di Mondo Gino Lisa, metterli nelle condizioni di poter continuare i voli e di poter continuare a far vivere l'aeroporto foggiano. La concorrenza è forte e c'è già chi vende i voli per l'estate del 2025. Per questo Aeroporti di Puglia e la Regione Puglia devono immediatamente dare delle risposte all'aeroporto foggiano, e dunque serve con urgenza, dice Venturino, l'operativo invernale, anche per capire il futuro dell'aeroporto foggiano. Ed ora parliamo di sanità e parliamo della rete dell'emergenza urgenza, che continua a creare notevoli disagi. La riorganizzazione della rete dell'emergenza urgenza della Puglia, attuata dal presidente Emiliano, continua a dare disservizi ai cittadini e maggiori stress al personale sanitario. Una riorganizzazione della rete, quella inserita all'interno dell'aggiornamento della rete ospedaliera deliberata dalla Giunta regionale lo scorso 31 luglio, tanto decantata da Emiliano e Piemontese, dice il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gian Nicola De Leonardis, che però non porta miglioramenti. Addirittura quel rafforzamento, quell'aumento della rete ospedaliera e dei posti letto in Puglia non è altro che la riproposizione del riordino ospedaliero e della rete dell'emergenza contenuto nel DGR del 2016. Questo significa, dice De Leonardis, che non è stato fatto un lavoro di attualizzazione rispetto ai fabbisogni di un settore in grande sofferenza, diffusamente sotto organico, e con grande spirito di sacrificio cerca ogni giorno di garantire un servizio vitale agli utenti pugliesi. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gian Nicola De Leonardis evidenzia poi: se 8 anni fa, nel 2016, il fabbisogno per la provincia di Foggia era di 40 mezzi di soccorso complessivi, qual è la reale fotografia della situazione odierna? Dunque chiede il consigliere regionale. E quanti mezzi sono effettivamente operativi e come sono distribuiti su tutto il territorio? Quel che è sicuramente facile intuire, dice De Leonardis, è come la rete dell'emergenza-urgenza in Capitanata sia in forte difficoltà
città, tenendo presenti i parametri oggettivi come l'estensione del territorio, la distanza tra i grandi centri e le piccole realtà dei Monti Daunia e del Gargano, l'aumento importante della popolazione per la presenza di milioni di turisti nel periodo estivo, soprattutto nelle località balneari del Gargano, e la grave e diffusa carenza di personale medico. Inoltre De Leonardis chiede come è possibile procedere ad uno specifico provvedimento di revisione della configurazione e dei numeri della rete territoriale di emergenza senza che, per esempio, nel DGR del 2024 vi siano le tabelle comparative tra lo stato dell'arte e la nuova rete dell'emergenza-urgenza. La formula dell'Agenas per la determinazione del fabbisogno minimo dei mezzi di soccorso avanzato, i MAIC, cioè con medico e infermiere a bordo, e l'India solo con l'infermiere a bordo, prevede almeno un mezzo di soccorso avanzato ogni 60.000 abitanti per un territorio che non supera i 350 km quadrati. Applicando la formula dell'Agenas nella deliberazione del 30 novembre 2016, si arriva dunque al valore della dotazione minima dei mezzi di soccorso avanzato che servono alla Regione Puglia, suddivisa per ogni ASR. Questa dotazione e la relativa suddivisione, dice ancora De Leonardis, è contenuta nel DGR del 2016, dove vengono riportati anche i mezzi di soccorso di base e i mezzi di soccorso avanzato da integrare per la gestione delle patologie complesse. Dunque una tabella che invece non è presente nell'ultimo provvedimento, quello del luglio 2024, ma viene riportata una tabella riepilogativa dove vengono indicati i numeri generici di postazioni medicalizzate, 118, appena 7 per tutta l'ASL del Foggia, in misura decisamente inferiore rispetto al numero minimo indicato dall'Agenas, che ne riporta 18. Delle 6 ASL pubbliche pugliesi, dunque solo Bari non subisce tagli. Anche questo è un dubbio del consigliere regionale De Leonardis. E infine lo stesso consigliere chiede al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, delle risposte immediate sulla riorganizzazione della rete di emergenza urgenza. L'agricoltura ora, con le grandinate che hanno interessato l'agricoltura pugliese nei mesi di maggio e giugno scorsi, con enormi danni, è stato richiesto lo stato di calamità per le violente grandinate che hanno colpito i campi a Lecce e Foggia tra maggio e giugno, quando sono già 84 gli eventi estremi che si sono abbattuti sulla Puglia da gennaio 2024 ad oggi, falcidiando le produzioni. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati ESVD di cui l'assessorato regionale ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità. La grandine, sottolinea la Coldiretti, è uno degli eventi climatici avversi più temuti dall'agricoltura per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni in campo, perché colpisce frutta e ortaggi in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione. Sono disastrosi, continua, gli effetti sui campi della tropicalizzazione del clima, che azzera in pochi attimi gli sforzi degli agricoltori, che perdono produzione e al tempo stesso subiscono l'aumento dei costi a causa delle necessarie risemine, ulteriori lavorazioni, acquisto di piantine e sementi e utilizzo aggiuntivo di macchinari e carburante. È stata e sarà ancora un'estate militante quella del Partito Democratico di Foggia. Il prossimo orizzonte è quello del 15 settembre, giorno in cui si potrà fare il conteggio definitivo delle firme raccolte a sostegno del referendum contro l'autonomia differenziata. Con la legge 86 del 2024, ricordano dal Partito Democratico, e l'attuazione dell'autonomia differenziata, si spacca l'Italia e si arrecano gravi danni ai cittadini, dallo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale e dell'istruzione pubblica alla possibilità di regionalizzare le politiche del lavoro e della sicurezza. Non ci fermeremo, dicono, fino a quando l'autonomia differenziata sarà abrogata col voto democratico delle italiane e degli italiani. Ed ora parliamo del giubileo 2025, perché è stato chiesto un cronoprogramma per arrivare appunto pronti ad un appuntamento importante per l'intero territorio. Il giubileo alle porte è una vera e propria opportunità
anche per i luoghi sacri della Capitanata. A dichiararlo la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Rosa Barone, che evidenzia come il giubileo del prossimo anno, quello del 2025, che ormai è alle porte, è una vera e propria occasione per i luoghi sacri di Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, il Santuario dell'Incoronata. Milioni di fedeli arriveranno in Capitanata e per questo, dice Rosa Barone, dobbiamo essere pronti ad accoglierli al meglio. Per questo chiederò l'istituzione di un tavolo di lavoro che coinvolga figure importanti come l'assessore ai trasporti, quello al turismo, l'assessore alla cultura, i sindaci dei comuni interessati, aeroporti di Puglia, reti ferroviarie italiane e rappresentanti delle diocesi. L'obiettivo è quello di organizzare eventi ed iniziative che possano valorizzare la nostra provincia e che possano offrire un'esperienza memorabile a tutti i visitatori, continua Rosa Barone. Il lavoro di preparazione è già in corso nei comuni, ma è fondamentale il supporto concreto della Regione Puglia. Insieme, infatti, conclude Rosa Barone, possiamo e dobbiamo far conoscere e apprezzare la ricchezza culturale e spirituale del nostro territorio. Tanta gente all'ultimo saluto ad Enrico Santaniello, esponente di Forza Italia a Foggia, originario di Napoli, ma praticamente adottato dalla Capitanata e in particolare dal suo capoluogo, scomparso all'età di 71 anni. I funerali si sono svolti questa mattina presso la chiesa di Sant'Antonio, alla presenza di familiari, amici ed esponenti politici. È stato consigliere e assessore regionale all'urbanistica dal 2006 al 2010 e dal 2008 al 2013 è stato presidente del Consiglio della provincia di Foggia. Nel 2009 anche la sua candidatura alla carica di sindaco. Tanti gli attestati di cordoglio da parte del mondo politico nazionale, regionale e locale che sono stati manifestati nel corso delle scorse ore. Ci spostiamo ora in provincia, in particolare a Celle di San Vito, il più piccolo comune della Puglia che si trova proprio in provincia di Foggia e che ha aderito alla Notte della Taranta con un obiettivo, quello di realizzare la Notte dei Francoprovenzali, essendo Celle San Vito insieme a Faeto le uniche comunità ancora francoprovenzali. Celle di San Vito, il più piccolo comune della Puglia in provincia di Foggia, è stato protagonista alla seconda edizione delle lingue di ieri, oggi e domani, un evento dedicato alle minoranze linguistiche pugliesi che si è tenuto a Martano in provincia di Lecce. Il progetto mira a valorizzare le minoranze linguistiche sviluppatesi nel territorio pugliese e rientra nella programmazione della Notte della Taranta. L'evento è stato caratterizzato da spettacoli in lingua greca, franco-provenzale e arabesche e ha ospitato studenti, famiglie e sindaci che insieme alle comunità hanno sostenuto con impegno la realizzazione del progetto. È stata una bellissima esperienza perché la nostra lingua e le nostre canzoni sono state protagoniste di un festival itinerante così importante come quello della Notte della Taranta, ha dichiarato la sindaca Giannini. Non solo ci auguriamo che questa collaborazione possa continuare, ma ricambiando l'invito crediamo ad un nuovo progetto come quello della Notte dei Franco-Provenzali. Un vero successo per i podisti di Capitanata, la sesta edizione della Corsa dei Santi di Belliceto. Un vero successo per i podisti di Capitanata con la sesta edizione della Corsa dei Santi di Deliceto. Circa 250 atleti tra professionisti e amatori hanno percorso la bellezza di 11 km e mezzo immersi nel verde di uno dei paesaggi più affascinanti della zona, ovvero quello che porta dal piccolo centro Dauno al convento della Consolazione. Ad aggiudicarsi il primo premio sono stati Raffaele Giovannelli della SD International Security, che ha percorso il tracciato nel tempo record di 38 minuti e 27 secondi e Francesca Palomba della SD Caivano Runner, che ha impiegato appena 45 minuti e 50 secondi a terminare la gara. Tra le società a spuntarla è stata la SD Manfredonia Corre. Una giornata davvero emozionante, ha sottolineato l'organizzatore della corsa Filippo Bonuomo, premiato a fine gara per il suo impegno del gruppo Informale Amici dei Monti Dauni. Hanno gareggiato oltre 200 agonisti e quasi 50 amatori, numeri importanti alla luce del calo generale che ci fanno ben sperare per i prossimi anni, ha concluso. Direi un
una soddisfazione grandissima, con un numero di partecipanti notevole. Abbiamo avuto 200 iscritti per la gara competitiva e circa 43-44 per la non competitiva, quindi parliamo di un totale di 250 partecipanti. Siamo felicissimi. Ci fermiamo ora a una breve pausa pubblicitaria. Tenetevi forte, perché solo qui da Dotolo Mobili è arrivata un'offerta imperdibile. 4 elettrodomestici dal valore di mercato di 1.900 euro saranno vostri a soltanto 499 euro. Un piano cottura da 75 cm con 5 fuochi, un forno da 60 multifunzione, una lavastoviglie da incasso 13 coperti ed infine un frigo congelatore da 270 litri. Mobil Turi, Evo Cucine, Stosa Cucine, Scavolini, scegli il modello che più ti piace e inserisci i nostri 4 elettrodomestici, sempre e soltanto a 499 euro. Non comprate la vostra cucina su un catalogo, solo qui da Dotolo Mobili, il più grande showroom del sud Italia, troverete tutti i prodotti esposti, potrete vederli con i vostri occhi e toccarli con le vostre mani. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta. Abbiate amore per la vostra casa. Solo qui da Dotolo Mobili tutto quello che cercate lo troverete esposto. Dillo a Telefoggia, la tua migliore amica. Scrivici su WhatsApp al numero 328-66-605-07 e segnalaci una storia, un problema, un disservizio o qualsiasi altra cosa per la quale Telefoggia può esserti di aiuto. Siamo pronti a raccogliere le tue istanze, i tuoi suggerimenti, ad ascoltare i tuoi problemi e le tue segnalazioni. Telefoggia è al fianco dei suoi telespettatori. Dillo a Telefoggia, da sempre la tua migliore amica. Abbiamo la vostra attenzione? Le nuove costruzioni sorgeranno in zona Ospedali Riuniti. Vi aspettiamo presso lo studio Pierrotti Immobiliare in via Giuseppe Rosati 11 a Foggia. Ci saranno sorprese! Per la tua pubblicità su Telefoggia chiama Publitalia al numero 0881 71 21 91 o al 328 40 49 509. Spazio alla pagina sportiva per tutti gli approfondimenti, la rubrica Telefoggia Sport. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi della nostra rete.